Sì, grazie. Naturalmente anch'io saluto Sua Eccellenza e giustamente quanti voi siete intervenuti. È chiaro, io faccio due considerazioni, diciamo, come sindaco, come istituzioni, dopo aver sentito e ascoltato con attenzione, insomma, chi giustamente mi ha preceduto. Io faccio un po' riferimento, lo dicevo anche qualche giorno fa, a quello che è poi il rapporto Svimez che è stato pubblicato qualche settimana fa, che naturalmente focalizza un'Italia praticamente a due velocità, come è stato detto, cioè un nord che corre veloce, un centro che prova insomma ad inseguirle e un sud naturalmente che arranca e che rimane indietro. Quindi compito nostro delle istituzioni o tutti insieme che cos'è? Quello di provare chiaramente a ridurre questo gap, insomma, che si è creato giustamente fra nord e centro e sud e soprattutto, insomma, guardando alla situazione che succede nella nostra Basilicata. Ridurre questo gap che significa? Sicuramente ripartire dal lavoro, ma ripartire dal lavoro provando, come anche noi istituzioni dobbiamo fare in generale, non solo locali ma regionali e nazionali, a riscrivere le regole forse un po' del lavoro. Riscrivere le regole significa, facendo la fotografia attuale, noi che cosa abbiamo? Lavoro precario, bassi salari, contratti soprattutto a tempo determinato, contratti a chiamata, contratti di somministrazione. Quindi insomma, è questo effettivamente che crea un problema e che deve cambiare. Nella nostra regione che cosa c'è? C'è questa crisi che effettivamente impoverisce il tessuto socio-economico della nostra regione e porta, si è parlato prima, alla migrazione, allo spopolamento, all'emorragia dei giovani. 377.000 giovani lasciano all'anno l'Italia addirittura e tanti sono chiaramente lucani. Che cosa si parla? Che cosa tocchiamo noi con mano? Tocchiamo la logica, io vedo, del massimo profitto al minimo costo. Tocchiamo la logica di sistemi economici squilibrati dove si privilegiano magari determinate classi a danno, insomma, anche di quelle meno abbienti, insomma, e più tra virgolette bisognose. Ecco, il lavoro deve ridare dignità a queste persone. Quindi sappiamo che nella nostra regione Stellantis, ecco il discorso, il settore, diciamo, nella nostra regione l'occupazione e la produzione del settore manufatturiero, la metà è concentrata nella zona industriale di San Nicola di Melfi, che effettivamente rappresenta proprio il fulcro. Si fattura, la regione Basilicata fattura 3.600 milioni come automotive e rappresenta il 20% del fatturato di tutta la Basilicata con un PIL importante. Quindi effettivamente che cosa dobbiamo mettere in pratica? Sicuramente si è parlato di unione, ecco, è normale, dobbiamo fare rete, fare sistema, è stato sempre detto e questo l'abbiamo fatto in passato noi istituzioni, tutti con i sindacati nei vari tavoli regionali tecnici dell'automotive, ma anche nei tavoli nazionali. A dicembre c'è stato questo incontro dei sindacati lì, insomma, a Roma, con questi sottotavoli che saranno creati. Quindi bisognava fare assolutamente sistema, andare avanti, essere uniti. È chiaro, si è parlato insomma anche del PNRR, certo, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente provare sempre di più a tradurre queste missioni del PNRR, almeno queste insomma che proviamo ad avere. Noi come Comune di Melfi alla fine abbiamo 30 milioni di euro di PSRR già finanziati e partiranno, diciamo, gli appalti integrati adesso a gennaio. Tradurre queste missioni in azioni, interventi, investimenti che tutelino sicuramente la produzione, ma tutelino soprattutto l'occupazione, che è una cosa importante. Ecco, si è parlato poi di questa ridistribuzione dei fondi comunitari, importante soprattutto per la nostra regione, mai come in questo momento si è parlato dei fondi FERS 21-27, soprattutto dei fondi sociali europei, che sono un fondo appunto sociale ed economico di inclusione importante che serve, i fondi sviluppo e coesione. Ecco, proviamo a ragionare, io dico, su un vero e proprio, come posso dire, master plan del Sud, cioè mettiamo in pratica un piano di progetti, sottoprogetti che provino a far sì che questa gap, questa distanza fra nord e sud possa finalmente essere, insomma, diciamo riavvicinata, se vogliamo. E poi, chiaro, la ridistribuzione della ricchezza è importante, politiche attive del lavoro è importante, cioè politiche sociali, politiche del lavoro a misura e tutela di chi sta dietro il lavoratore, ma politiche industriali, politiche economiche, politiche di sviluppo anche a favore di chi organizza il lavoro, cioè delle aziende. Quindi bisogna, insomma, creare queste sinergie importanti. Poi è chiaro, ci mancherebbe, dobbiamo guardare anche alle qualità delle prestazioni che riusciamo a dare nella nostra regione, perché lì dipende anche far rimanere, diciamo, le persone, i nostri giovani.
la qualità delle prestazioni, riguardiamo la sanità, se ne parlava prima, il trasporto, il turismo, insomma tutto quello, la viabilità, insomma tutto quello che effettivamente serve per rendere la nostra regione, la nostra zona industriale più attrattiva a nuovi investimenti, nuovi investitori e quindi a nuovi posti di lavoro. Si parla di rivedere il discorso delle compensazioni ambientali, le famose royalty del petrolio, perché molte potevano essere spostate su questa zona industriale. Si parlava, l'ha detto prima, questa famosa centrale da 50 mega che doveva favorire Stellantis per far sì di avere la diminuzione sul prezzo dell'energia che le consentiva, tra virgolette, come diceva lei, di essere più competitiva, vista che in Francia purtroppo, diciamo, i costi erano inferiori e quindi le macchine, tra virgolette, costavano di meno. Anche se io sostengo che è vero che le macchine costavano di meno in Francia, ma la qualità delle macchine prodotte a Melfi, se noi guardiamo i range di tutte le fabbriche europee e mondiali di Stellantis, quella di Melfi sta ai primi posti, perché le macchine a Melfi le sappiamo fare, ma le sappiamo fare per due motivi. Perché sicuramente ci sta la qualità, la professionalità della manodopera che c'è, che dobbiamo tutelare per poterla rimettere nelle linee di produzione. Chi perde, insomma, questa manodopera, chi perde questa professionalità? Non a caso interviene anche l'area di crisi complessa. Noi ci abbiamo lavorato e ci stiamo lavorando, il comune di Melfi è lì presente, ma rappresenta un po' tutti i 49 comuni di questi sistemi di lavoro, Potenza, Melfi e appunto Rio Nero, e quindi io rappresento un po' tutto il mondo, insomma, delle istituzioni locali e di tutti i sindaci. Si è parlato di questo piano di riconversione, riqualificazione industriale, recupero ambientale dei siti, efficientamento energetico, politiche attive del lavoro, ma si è parlato, e noi questo l'abbiamo fortemente voluto come comuni, si è parlato di formazione del capitale umano, che questo è importante. Non a caso quei 28 milioni che avete, gli 8 milioni e 7 messi dalla regione, 3 milioni e 7, noi abbiamo fortemente voluto che fossero messi per la formazione, quelli sono tutti per la formazione, soprattutto per i famosi ITS, che noi abbiamo fortemente voluto che l'ITS della meccatronica deve venire a Melfi, cosa che insomma dal punto di vista politico era già stata spostata verso altre direzioni, e noi col sindaco di Rio Nero e gli altri sindaci, il Barile che qui ero presente, ci stiamo battendo per questo, perché è importante che quell'ITS debba rimanere a Melfi. Poi è chiaro, c'è il discorso della ZES unica che partirà da gennaio, anche quella è una leva importante, se vogliamo, crediti d'imposta, reddito di imposta diminuito al 50% per i nuovi investimenti. È chiaro che però, come si diceva, per rendere attrattiva quella regione innanzitutto ci vuole un'ottima viabilità, quindi che sia aperta, Ionio, Tirreno, Adriatico, snodo ferro, gomma, persone, merci, alta velocità vicino, quindi proviamo insomma a rendere attrattiva, come si diceva, andiamo con la valigetta, perché adesso ci stanno i soldi ma non sappiamo se ci stanno gli investitori, chi viene lì, insomma, effettivamente. Poi è chiaro, concludo, dice, è vero, Stellantis ormai è francese, lo sappiamo, il peccato originale secondo me è partito da gennaio 2021, al di là, con tutto il rispetto per il governo Conte, PD, chi c'era allora, secondo me, chi c'era, ha fatto un errore, perché se lo Stato Transalpino è diventato il terzo socio di Stellantis dopo FCA e PSA col 6,5%, col Golden Share del 6,5%, e lo Stato italiano è rimasto fuori, lì è stata la nostra sconfitta, lì abbiamo capito che il nostro settore automotive, che era un fiore all'occhiello, noi avevamo un'industria dell'elettronica, centri di ricerca e sviluppo che ci invidiavano, l'industria dell'elettronica, la Magneti Marelli venduta dagli Agnelli 6 miliardi ai giapponesi, e lì è stata una grossa perdita, e via via con Stellantis abbiamo purtroppo aumentato, insomma, queste. Quindi è normale che adesso dobbiamo riprovare a ripartire assolutamente. Ecco, si parla della prospettiva 24-26 delle nuove produzioni. Benissimo, ma lo sapete che nel 24-26 in Italia saranno prodotti in tutti gli stabilimenti 13 modelli, in Francia 24. In Italia sono state prodotte 473.000 vetture, in Francia 1 milione di vetture. Quindi capiamo che la differenza è diversa, e se io leggevo qualche giorno fa che addirittura i brevetti acquisiti da Stellantis in questo 24-26 per il settore dell'elettrico, 170 sono italiani, 1200 francesi, in questo ci fa capire che ormai effettivamente c'è tanto da recuperare, ma dobbiamo recuperare effettivamente stando tutti assolutamente insieme. Lo diceva prima, si parlava di Don Milani diceva dobbiamo avere il coraggio di sporcarci le mani.
noi dobbiamo sporcarci le mani, perché molte volte che serve tenere le mani pulite, ma se le teniamo in tasca? Dobbiamo tutti quanti uscire queste mani dalla tasca e sapercele esportare se vogliamo veramente cambiare. Quindi questo è l'invito che magari faccio a tutti. Grazie.